È andato in scena quest'oggi al Ferrante il derby del Matese tra il Treppini e la Life, valevole per la 25esima giornata del campionato di eccellenza. Dopo la sconfitta dell'andata, i biancoverdi del Treppini battono con il risultato di 3-2 i cugini alifani. A passare in vantaggio è la Life con Falco, ma il Treppini chiude la prima frazione di gioco con una doppietta di Napoletano. Nella ripresa a calare il triste è ancora Napoletano. Sul finire della gara è Falco della Life ad accorciare le distanze. Ma dopo 4 minuti di recupero il direttore di gara fischia la fine. Ai nostri microfoni i protagonisti dell'incontro. Allora, una partita è nata male ma finita bene. 10 contro 11, avete vinto una partita importantissima. Nata male perché svantaggia subito alla prima occasione. Espulsione forse esagerata, però forse ha pagato l'irruenza, diciamo. L'irruenza perché avevamo preparato questa partita al meglio. In 10 uomini non si è visto l'inferiorità numerica, penso. Non sono mai stati più in partita, ci siamo messi sul 3-1 e la prima occasione che hanno avuto era un rigore inesistente perché ha fatto fallo di mano all'attaccante. Dico la verità, oggi ancora di più abbiamo dimostrato che siamo una squadra importante. Comunque diciamo meglio a 10 che a 11. Non è la prima volta, anche col Guglianese abbiamo vinto a 10 uomini. Ci tenevo a dire una cosa, che faccio i complimenti alla dirigenza della Life, ai giocatori, hanno fatto una buona partita. Però forse è meglio se in questi campi, specie in questo calcio, il calcio diciamo dei paesi di questa categoria, bisogna pensare a se stessi e non agli altri. Gli altri pensano troppo a noi, noi secondo me stiamo facendo i fatti. Per come stavamo un girone fa, 4-5 punti dietro a questa squadra, adesso siamo 20 punti avanti. Un applauso ai ragazzi, un applauso alla società che fa i sacrifici giorno per giorno e diciamo sono contento. Ecco. Possiamo dire che Napoletano ha battuto la Life? Napoletano batte tutti, diciamo sempre la stessa cosa, però oggi eravamo in 10 e anche, significa che c'erano anche altri 9 calciatori. Lui finalizza la giocata, finisce l'azione, però non lo dico io, lo dicono i numeri, diciamo sempre la stessa cosa. Emilio, tu lo sai meglio di me, fare 200 gol in 4 anni è Napoletano il migliore della categoria, forse. Grazie, anche più. Facili, allora un po' di rammarico c'è? Sì, vabbè, normale, comunque fino all'1-0 la squadra ha fatto quello che avevamo preparato, poi l'1-1 ci hanno potato le gambe, purtroppo nei gol un po' ce li facciamo pure un po' noi. 1-1 ci siamo fatti noi proprio, non come giocata ma come posizionamento, ne siamo messi male. Poi il 2-1 al 45esimo taglia le gambe e riparte. Diciamo la Life è meglio in parità numerica, no? Sì, ma la differenza non la fanno il numero delle persone ma la qualità delle persone. Puoi giocare anche 11 contro 9, se i 9 hanno qualità te la giochi la pare, sei anche migliore. E purtroppo forse mia squadra, quando è stato espulso il Angelotti, si pensava aveva vinto la partita e quello ci ha tradito, ma comunque fino all'1-0 il portiere non ha fatto una parata a noi. Le possibilità della Life rimangono intatte? Sì, penso che se la Life si salva quest'anno è un campionato vinto. Se si salva senza play-out è come se avesse vinto due campionati per tutto quello che abbiamo passato, però siamo ancora là e stiamo lavorando, quindi le speranze ci sono. Allora, Sadi Badara, un acquisto, il primo straniero nella storia del Piedimonte, che pensi di fare qua? Ah, non lo sapevo, ma è una bella cosa. Sono molto felice per venire a giocare per questa squadra. C'è una grande squadra, anche c'è un bel ambiente. Allora, raccontaci, tu giochi a centrocampo, vero? Sì, sì, centrocampista. E fino adesso raccontaci un po' della tua carriera, dove hai giocato? Io ho giocato under nazionale in senegalese, 15, anche 16. Sono venuto in Italia, ho fatto la prima volta, ho fatto un provini in squadra Serie D. Ora c'è uno mi ha preso, ma poi una settimana avevo un linguine dove ho fermato 3 mesi. E così che sono tornato a giocare di nuovo poco a poco. Pensi di dare una mano alla Piedimonte in queste ultime partite? Sì, perché volevo aiutare. C'è una, anche se sono, quando l'avvocato Giovanni mi ha detto, diciamo che ti ha portato qui l'avvocato, sì, di Capri. Sì, l'avvocato di Capri, ma dico, cioè, non deve stare il resto del campionato, deve giocare il resto. Io ho detto, all'inizio non volevo venire, ma quando sono venuto qua, avendo l'ambiente, le persone sono tutte bene, automaticamente ho accettato di giocare. Grazie. Grazie mille.